Geo Mario, cose di questo mondo, con Mario Tozzi. I cacciatori italiani non perdono occasione per continuare a farsi riconoscere. Due cacciatori aretini sono stati fermati alla frontiera tra Serbia e Croazia perché in possesso di 331 allodole, una specie molto protetta sia in Serbia che in Croazia. Naturalmente gli hanno sequestrato gli uccelli abbattuti e tutta l'attrezzatura di caccia. C'erano 50 kg tra allodole imbalsamate da richiamo, specchietti, zimbelli, cose assurde per delle persone civili e moderne. La multa di 4.000 euro è troppo poco in questo caso, forse ci vorrebbe pure qualche giorno di galera, perché insomma non riescono a imparare che non ci si deve comportare in questo modo. Sulla rotta balcanica, una rotta molto importante dal punto di vista delle avifaune, la Romania tutela queste specie come lo fanno anche la Serbia e la Croazia, però ogni anno i cacciatori italiani riescono ad arrivare al centro di scandali per bracconaggio e illegalità di vario tipo, commercio di armi, cartucce, uccelli che non si possono cacciare. Tre cacciatori proprio in questi giorni sono stati denunciati per bracconaggio proprio laggiù. Lì su queste rotte transitano ogni anno centinaia di migliaia di uccelli protetti. Molti finiscono abbattuti dai cacciatori italiani in tutta quell'area lì. Nel 2001, infatti, ricordiamo che un'operazione di questo tipo portò alla cattura di altri uccelli che erano stati protetti, che dunque non avrebbero potuto essere cacciati. In Italia, secondo il report del WWF, sono circa 50.000 i cacciatori che se ne vanno in trasferta all'estero almeno una volta all'anno, per un giro d'affari di milioni di euro, soprattutto in paesi dove non c'è controllo e dove si possono corrompere i controllori per permettere a cacciatori senza scrupoli di sparare anche alle specie protette. Cioè, a dire che questo traffico non si è mai interrotto. Oltre a questo, bisogna considerare che anche in Italia avvengono dei fatti strani, come per esempio le leggi regionali che consentono di cacciare specie che normalmente non possono essere cacciate o di farlo prima del periodo. Le norme di queste regioni sono in contrasto netto con la normativa costituzionale, che ci dice che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile della nazione, dunque appartiene a tutti noi. Se qualcuno spara a qualcuna di queste specie, lo fa per una deroga per la quale non ha certo il mio consenso. Non vedo l'ora che si decida di abbattere il numero di firme necessarie per il referendum e il quorum soprattutto da raggiungere per poter eliminare definitivamente ed estirpare la caccia, questa mala pianta, dal nostro paese. Geo Mario, cose di questo mondo, con Mario Tozzi.